aspetti della vita, dell'uomo, anche della donna, ma comunque il primo sonetto è intitolato proprio La vita dell'uomo, e è un sonetto tremendo di un pessimismo spietato di fronte al quale qualsiasi pessimista che abbia lasciato memorie scrivendo, uno può pensare a Leopardi anche, diciamo, cade in secondo piano. Comunque questo sonetto fu pubblicato nel postumo dal figlio Ciro, che fece l'edizione Salviucci pochi anni dopo che era morto Belli, naturalmente con una censura che poi vi dirò in quali punti, lo capirete anche voi, però era talmente forte che, insomma, non ci hanno voluto rinunciare, non è che pubblicarono tutti i sonetti, ci fu una pubblicazione di poesie in italiano e di sonetti romanesi, e questo si chiama La vita del burro. Come? La voce ha passato un po', non si sente tanto, non si sente. Allora, La vita dell'uomo. 9 mesi alla puzza, poi in fasciola tra sbaciucchi, lattime e lacrimoni, poi per laccio, in nercrino, in vesticciola, cortorcolo e l'imbraghe per calzoni. Poi comincia il tormento della scuola, la beccelle, frustate, ligeroni, la rosalia, la cacca alla sediola e un po' di scarlattina e formiglioni. Poi vi è l'arte, il digiuno, la fatica, la pigione, le carceri, il governo, l'ospedale, i debiti, la figa, il sol di stare, la neve d'inverno e per ultimo, il Dio ci benedica, vi è la morte e finisce con l'inferno. È tragico. Allora vi dico, vi segnalo, scusa, dovevi vai dopo. Questo era La vita dell'uomo. Questo era il crino, il laccio, e il torcolo era un altro aggeggio di stoffa che si metteva. Insomma, si va a finire. Certo, il girello. Allora, questo l'ho già detto. Vi volevo segnalare 9 mesi alla puzza, per carità, non si può dire la puzza, 9 mesi all'oscuro, quindi mettiamo una toppa qua, poi un'altra fatica, dovendo levare quella parola che finiva in ica, naturalmente l'hanno alla fatica, ci hanno messo vi consigli, la pigione, la carcere, l'inferno messo per non so di vedere il governo, perché se no, diciamo, incappavi nel cardinal vicario, che sovrintendeva anche al buon costume, anche alla polizia. L'ospedale, i debiti, ovviamente non c'è quella parola o quella rima, i figli, che fa rima con consigli. Poi alla fine, tremendo questo, ve lo dico perché è fatto culturale, secondo me, sapere che cosa accadeva e che cosa può sempre accadere. Invece per ultimo il Dio ci benedica, con la benedizione addirittura, lì è la morte e finisce con l'inferno. Sì, Dio ci benedica, forse è un'aspirazione, magari, però la sostanza dell'inferno. Questi due versi sono stati sostituiti nell'edizione, diciamo, censurata, e per ultimo, bigna che se pigli la morte, che t'accuccia in sempiterno. C'è tanto semplice la cosa, tanto caruccia, bigna che se pigli, certo bisogna che se pigli, perché la morte è l'unica legge che vale da tutti quanti.